Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a lavorare con iPad. In questo video parleremo nuovamente di Director Pad, l'applicazione che trasforma il vostro iPad in un vero banco di regia e i vostri iPhone in quanti punti di ripresa, ovviamente quanti iPhone avete. Vi ricordo che questa applicazione è possibile utilizzarla con qualche restrizione gratuitamente, quindi con due punti di ripresa, ovviamente con qualche restrizione, però i due punti di ripresa sono già tanti, ma in modalità ovviamente a pagamento, che sono, mi sembra, sui 32 euro al mese. Se ovviamente abbiamo bisogno di fare questo, avere questo strumento, possiamo fare altre cose. E in questo tutorial vi farò vedere come utilizzare la virtual camera, una camera virtuale. Cioè, se voi avete un telefono solo, potrete avere gli altri tre punti di ripresa, che ovviamente non avete un iPhone, creando tre virtual camera. Ovviamente si può usare solo, quasi esclusivamente, in una ripresa fissa, ovviamente riprendete un gruppo di persone che parlano a tavola, ovviamente non dovete avere ovviamente più di tre persone, ovviamente, vabbè, poi vi farò vedere l'utilità vera e propria, andremo un po' a vedere, a giochicchiare, e potrete ovviamente fare i primi piani o altre riprese su altri punti di questa ripresa, appunto, che state facendo. Ma non solo qui il tutorial, andremo a vedere anche questo accessorio, che non è il Chromecast ma è il ChabaKazabagati, poi ve lo metterò in descrizione come si chiama, e vi farò vedere questo perché è un ripetitore wireless HDMI. Praticamente io collego questo al mio televisore monitor, alimentato anche dal monitor stesso se avete un USB, e faccio il mirror di qualsiasi dispositivo iOS, Android, computer, eccetera eccetera eccetera. Perché questa scelta? Perché non voglio occuparmi porte sul mio iPad, quindi ho mandato indietro la vecchia cosa che avete visto nelle puntate sempre dedicate a questo, e ho scelto questo. Vi farò vedere come collegarla, ma come configurare una schermata, quindi quello lo solvoleremo. E adesso andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, ma una cosa molto semplice. Aprirla, tiriamola fuori e vediamo subito cosa c'è. Vediamo subito che abbiamo un libretto di istruzioni che è qua dentro, che è questo qui, non ci serve assolutamente a nulla. Abbiamo il cavo che funge da ricarica, ok, da ricarica, vedete, avete qua il questo qui è il sensore, diciamo, di wifi, penso che sia. Questo è il cavetto che va infilato dentro al nostro accessorio, e di qua abbiamo invece l'USB che praticamente si inserisce nel televisore o nel monitor, quello che sia. E abbiamo qua il nostro aggeggino, vedete qua abbiamo il nostro aggeggino con un tasto che non so cosa serve, perché non l'ho ancora utilizzato a pieno. Comunque a me, come vi dicevo, mi serve solo per... è un po' buia la giobba? No, va bene. A me mi serve solamente, a me non si dice, a me serve solo, vedi che mi correggo, italiano correggiuto, mi serve solo per fare il, diciamo, il mirroring del mio iPad quando uso esclusivamente LumaFusion. Lo sapevate già? E vabbè ragazzi, ho capito, io uso quello. Comunque sta arrivando anche sul canale una sorpresa per tutti gli amanti di Premiere, il primo tutorial su Adobe Premiere Rush, che funziona anche lui con questo, e si vede il preview anche lui sullo schermo. Adesso l'avrò rotto facendo così, però va bene lo stesso. Andiamo a vedere come si collega e poi vedremo cosa si può fare. Allora, cari amicini, vedete, sono qua dietro il monitor, andiamo a vedere come installarla. È molto semplice, l'importante è mettere, se avete un ingresso USB nel vostro monitor e visore, alimentarlo tramite l'USB, vedete, l'ho messo qua. Ora non facciamo altro che andare a infilare questa spinettina, diciamo la sua, all'interno dell'apparecchio, ok? Ok, vediamo un po', perfetto, eccolo qui, e quindi abbiamo inserito la nostra spinetta all'interno dell'apparecchio. Ora non faccio altro, ma lo sapete sicuramente fare, il monitor è acceso, lo vado a spegnere per farvi vedere una cosa, non lo vado a infilarlo ovviamente nella presa HDMI, vedete, HDMI. Adesso quando vado a accendere il monitor, vedrete che il nostro aggeggio apparecchietto si accende, quindi vuol dire che è stato alimentato correttamente. E ora andiamo a vedere cosa appare sullo schermo e ovviamente come fare il monitoring del nostro. Ecco, l'avete già visto cosa appare questa schermata, poi dovete configurare internet se volete, però
Io quella parte non la faccio vedere perché è molto semplice, guidata, quindi non è questo il problema, e vi faccio vedere invece come possiamo ovviamente fare il mirroring di questa, diciamo, del nostro iPad o iOS che sia, o Android ovviamente. Ok, una volta che abbiamo condiviso, abbiamo lacciato il nostro televisore a questo aggeggio, ovviamente non posso registrare lo schermo dell'iOS, sapete che o andiamo in mirroring o andiamo in registrazione. Ma vi faccio vedere da questa brutale, diciamo, ripresa cosa bisogna fare. Innanzitutto io ho già collegato il mio dispositivo. Quando lo inserirete la prima volta andrete sull'IP che c'è sullo schermo, ma è una cosa molto semplice, ragazzi, non la faccio vedere, veramente è una cosa semplice. Poi se avete difficoltà ditemelo, ma devo resettarlo per favore, no? E vi chiederà di inserire la vostra rete Wi-Fi, perché giustamente poi una volta agganciato al vostro, diciamo, dispositivo, lui si sgancerà dalla Wi-Fi. Prima dovete andare in Wi-Fi sul dispositivo questo qua, una volta collegato su questo IP vi chiederà la vostra Wi-Fi, ci mettete la password, lui si sgancia dalla sua Wi-Fi e si collega alla vostra, perché giustamente così potete anche navigare. E a questo punto il monitoring è a posto. Ora andiamo a vedere dove possiamo ovviamente fare il mirroring del monitor, e dove lo facciamo? Lo facciamo come al solito, tirando giù la tendina, vedete qui, andando su ovviamente su tutti i dispositivi che abbiamo a disposizione, vedete che si è aperto il mio nuovo dispositivo, ci clicco sopra e come per miracolo, adesso se ovviamente non ho fatto un bellicite, aspettate un attimo, ecco, ok, adesso come miracolo si dovrebbe collegare se tutto va bene. Come vi dicevo, non è un campione di velocità, non è tanto stabile, però ragazzi, per quello che costa direi che ce ne possiamo anche stare. Vedete, adesso levo il mio dispositivo, tiro su brutalmente la ripresa e dovreste vedere un tubazzo di niente. Vedete la stessa cosa, perché giustamente vedete, dunque, allora, ok, vedete che nel monitor, nel mio monitor c'è ovviamente la ripresa, cioè c'è il mirroring del mio ovviamente iPad 9 pollici. Allora, cari amici, ho deciso di staccare anche l'altro punto per farvi vedere come utilizzare il Studio 3, perché se avete un iPhone solo ovviamente vi è comodo. Innanzitutto vi faccio vedere come staccare un punto di ripresa senza andare a spegnere il vostro iPhone. Andate su questa iconetta qua, vedete, e avete tutti i vostri punti di ripresa. Io voglio staccare ovviamente il mio iPhone 7, non staccare l'XS, o posso rinominarlo. Vado qua e stacco, vedete che non c'è più all'interno del mio punto di ripresa. Adesso come faccio a fare delle virtual camera? Innanzitutto mi devo puntare il mio, devo settare la mia camera, ne ho una sola adesso, quindi userò solo questa già settata. E vado su questa iconetta qui, ok? Su questa iconetta qui. A questo punto vedete questo rettangolino 16 noni, appare questo quadratino 16 noni perché ovviamente il settaggio dello schermo è questo. Io posso prenderlo con un pitch do zoom, allargarlo e mi faccio un primo piano su di me, ok? E a questo punto lo vado a salvare cliccando qua sopra. Un attimino si realizza, e a questo punto se io voglio cambiare adesso il punto di ripresa, cosa faccio? Ragazzi miei, state attenti che se vengo lì vi mangio tutti, ok? Quindi capite che è una cosa molto carina, è una cosa che devo dire si stacca lo zoom, vedete lo zoom è tornato diciamo a zero, perché purtroppo è una cosa così. Adesso se vogliamo andare a creare un altro punto, non posso ovviamente crearlo dal punto diciamo che ho creato adesso, devo andare sempre sul punto di ripresa. Vado sul mio punto di ripresa, ci metto la mia scatoletta, ovviamente poi devo ricordarmi sempre dove aver posizionato, diciamo, la mia mano, cioè io devo essere sempre sicuro poi dove posiziono il mio oggetto, tipo tiro sulla mano qua, sono sicuro che l'oggetto è più o meno qui, ok? Oppure non so, mi faccio un segno qualcosa, però dico ecco l'oggetto, oppure ecco l'oggetto, lo metto qua,
tiro di qua il mio quadratino, vedete, ecco l'oggetto in questione. Ok, ve lo faccio vedere meglio e quindi vado su accetta e anche qui adesso posso andare a switchare. Ecco l'oggetto in questione, ragazzi, vedete com'è bello, avete capito quanto è comodo questo punto di ripresa? A me fa impazzire. Ovviamente ne abbiamo ancora uno e possiamo utilizzarlo per qualcos'altro. Ovviamente non possiamo fare un pan, non possiamo spostare la videocamera, non possiamo prendere il nostro telefono e spostarlo, o perlomeno possiamo spostarlo, però poi dovete rendervi conto nei vari punti che avete creato dove andate a parare. Io posso ancora fare un altro punto di ripresa sempre cliccando sul mio punto di ripresa principale e andare a creare sempre con la stessa iconetta un altro punto di ripresa che potrebbe essere, non so, adesso non ne ho più, puntiamo diciamo quel faro che c'ho lì dietro, ok? Quindi ragazzi, l'illuminazione è questa, ok, che dovete avere sempre per avere una maggior luce nel vostro studio. A questo punto proviamo a tirare su lo zoom di questo punto di ripresa e vedere cosa succede. Ok, vado ovviamente nelle impostazioni, vado a vedere. Vedete cosa succede? Sì, praticamente modifica tutto, ok? Tutte le parti, tutte le varie parti che ho fatto. Quindi io ovviamente non posso più utilizzare, cioè posso sapere, ovviamente la metto qui, comincio a dire vabbè, ok, il mio punto di ripresa lì, l'altro dove l'ho fatto qua, vabbè, mi giostro così, va bene così, e quindi posso ritornare al mio zoom che avevo utilizzato in precedenza per avvicinare un po', elevare un po', diciamo, tutto l'ambiente, ecco, quello che circonda, che non vogliamo far vedere, ma poi alla fine dei conti è casa nostra, ragazzi, non è un problema. Cosa ne pare di questo oggettino? Io l'ho trovato molto interessante, a basso costo, link in descrizione se volete acquistarlo. Director Pad, un ottimo banco di regia per ovviamente far sì che i vostri live streaming o le registrazioni vengano quasi perfette, diciamo che non avendo hardware aggiuntivi, quello che passa al convento è questo, l'iPad e la nostra linea, l'internet agganciata a tutti i nostri smartphone, purtroppo è così. Ovviamente la Cinemaker mette a disposizione anche ovviamente hardware non costosi, ma che aiutano un po' diciamo il flusso di lavoro, ma però diciamo che più o meno ci possiamo accontentare anche di questo. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che l'abbiate trovato interessante. Ve ne porterò ovviamente altri su questo sistema di regia mobile quando si potrà andare a fare qualcosa di interessante, vi farò vedere proprio dal vivo. Un abbraccio da Gennaro, a presto!